Non la faccio più, non per mia scelta, ma come voi amici, colleghi, lo sapete, il mondo della fotografia è cambiato, per cui faccio dell'altro. Chi di voi mi conosce un po' meglio sa che insegno a Urbino e poi faccio, come si dice, Diego, cerco di lavorare come fotografo artista, facendo workshop e altre cose e via così. Per cui, vi leggo un po' quelle che ho, diciamo, pensato in questi giorni per questa presentazione. Allora, dopo tanti anni di fotografie in vari campi, a volte mi chiedo perché è ancora interessante per me. Pensereste che dopo 40 anni mi sarei stufato e diventato ripetitivo, ma non è così. Guardando indietro, dopo un certo tempo, dai 5 ai 10 anni, qualcosa si trasforma in me, come una stagione che cambia. Le mie idee e il mio approccio a vari soggetti e progetti diversi di loro, tra di loro, che mi interessano. Alcuni vengono casualmente, altri sono pensieri profondi. In modo fondamentale, per 40 anni, questo medium, questo mistero, il mondo quotidiano che è visibile a tutti noi, mi ha fornito un mistero continuo che mi ha mantenuto legato alla fotografia e a me stesso. Quindi, nel senso che la fotografia è stata un insegnante, mi ha permesso di vedere il mondo, di incontrare tutti i tipi di persone, di culture, e in questa epoca mi sento rinfrescato, talvolta frustrato e pronto per iniziare un nuovo progetto e un nuovo lavoro. Ogni giorno che mi sveglio e vado in una strada di città o una strada di campagna, sento un desiderio che ancora brucia dentro di me, qualcosa che dice di continuare e guardare. Che cosa? Perché è interessante? Guardare quel volto, quel gesto, guardare la luce nel modo in cui si rotola attraverso il paesaggio. Sembra che tutto il giorno sto dicendo guarda questo e quello, che la curiosità è continua. Il mondo ha effetti stimolanti su di me e penso in qualche piccolo modo che alzando la macchina fotografica e premendo l'otturatore assorbo un'altra cosa che vedo e il suo mistero mi fa sentire l'amore per qualcosa. Queste sensazioni umane sono orchestrate attraverso una macchina fotografica, una macchina che è uno scambio che mi ha dato qualche significato alla mia vita. Penso oggi nel mondo in cui viviamo, che ogni singolo individuo con un telefono ha una fotocamera in mano quasi sempre, siamo in un ambiente più ricco e ognuno di noi può scattare una fotografia di qualcosa e identificarsi con esso. Non è stato sempre così. Non molto tempo fa dovevi fare una scelta seria per comprare una macchina fotografica e poi andare in giro a fotografare e adesso è disponibile per tutti. Quando ho iniziato più di 40 anni fa, la fotografia non era nel mondo dell'arte come era oggi, era una piccola professione da applicare a vari campi, pubblicità, editoria, notizie, cerimoniale, scientifico e documentario. Il fotografo era un artigiano, non era una piena forma d'arte. Alcuni artisti la usavano, ma non erano fotografi nel senso della professione. A metà degli anni 70 una fotografia di Ansel Adams costava $100. Era quasi impossibile e non c'era speranza di sopravvivere come fotografo d'arte, a meno che tu non fossi un professionista. E così ho fatto, ma ho continuato a creare fotografie della passione che avevo con il mezzo, credendo di poter comunicare le mie sensazioni interiore e realizzare le mie idee. Essere un fotografo è come essere un pezzo di carta fotografica. Ogni cosa va un'impressione di te e dovrei fermarti a prendere atto di quello che ha avuto il maggior impatto su di te. Quasi non riesco a vedere nulla senza pensare se c'è una possibile immagine da registrare. Questa proiezione è un ciclo che ho attraversato e continuo a farlo. scusate. Per me la fotografia è la vita, una professione, un esperimento di esperienza interiore. Volevo viaggiare, era un desiderio molto forte in me, mi piaceva molto la storia e
che mi faceva viaggiare con la mente. E all'università studiavo storia e lingue. Pensavo che avrei potuto insegnare, che era un lavoro che lasciava tempo libero per viaggiare. Poi scoprì la fotografia in un corso all'università. Questo corso mi ha fulminato e ho cambiato rotta. Ho deciso di fare il fotografo. Lascio i miei studi nel terzo anno e mi iscrissi alla scuola di arte visuale per studiare fotografia, questa a New York. Sapevo che avrei dovuto imparare la tecnica e poi fare la gavetta in uno studio per avere un'esperienza con un professionista, per imparare la professione e tutto quello che comportava avere uno studio. All'inizio pensavo che volevo fare giornalismo, giornalismo perché ti dava, si viaggiava, no? Poi io penso che ognuno che dopo un certo punto della sua carriera si rende conto che c'è stato un momento di fortuna, e io mi sento che sono stato molto fortunato di accogliere l'occasione che mi si sono presentate e farle al meglio possibile. Cioè, io ho fatto il mio primo lavoro come professionista a 21 anni, andavo ancora a scuola, per cui ero molto nervoso anche di farlo perché non mi sentivo anche pronto, però non potevo dire di no perché era un'opportunità unica. Poi era un lavoro per Alitalia Airlines, diciamo di New York, ed era con un gruppo di giornalisti che erano ospiti della regione toscana, un gruppo che all'epoca si chiamava i famosi Junkets. C'erano circa 40 giornalisti più Joe DiMaggio come ospite d'onore, e per 10 giorni ospite nella regione toscana per poi promuovere il turismo in Toscana negli Stati Uniti. E io ero il fotografo del gruppo che documentavo tutti i vari incontri, no, aspetta, con i vari incontri dove si facevano con i vari sindaci del paese, la casa dell'ambasciatore e via così. Durante questo viaggio, che era nel 1976 ed era fino a aprile-maggio, succede anche il terremoto in Friuli, quello famoso del 76, e con due giornalisti della Philadelphia Herald mi chiesero di andare con loro, che loro sarebbero andati per fare una storia per il loro giornale, e gli servivano delle foto. Allora ho detto, questa è un'occasione incredibile anche questa, no? Poi io volevo fare fotogiornalista, per cui andò con loro e per una settimana abbiamo visitato tutti, diciamo, i posti devastati, anche i campi, diciamo, tendopoli che avevano montati per la gente senza casa, e lì ho capito che non potevo fare il vero giornalista, perché in fondo sono di sangue caldo, non sono di sangue freddo, e avevo quasi più voglia di aiutarle che fotografarle, per cui in circa una settimana avrei scattato forse 5 rulli. Poi, diciamo, il lavoro è stato pubblicato, per lì ho capito che dovevo cambiare rotta e poi mi sono buttato su un altro campo. Allora, vediamo un po' di immagini. Allora, queste sono una serie di fotografie che facevo prima di decidere di fare il fotografo. Cioè, qui siamo, avevo 16 anni, cioè, erano fotografie di amici, cioè, poi con alcuni amici si andava a visitare i musei negli Stati Uniti, a New York, bigiando la scuola. La torni indietro? Questo è un mio quasi secondo cugino che è diventato molto famoso. Lui è Salvatore Tottino, che è un noto direttore di fotografia. Avete visto tutti i suoi film, ma non sapete chi è lui. Tutti i film di Ron Howard, Codice da Vinci, Angelo e Demonio, Cinderella Man e via così. Adesso ha appena fatto l'ultimo Spider-Man. Lui è un cugino della parte materna. Poi, all'epoca, quando io sono cresciuto a Brooklyn, per cui quando si andava a fare questi viaggi a Manhattan, Manhattan era come la città futurista, cioè in senso, sai, si andava oltre il ponte, no?
perché a Brooklyn si viveva il quartiere, Manhattan era il mondo, no? Per cui a Brooklyn, per esempio, non c'erano barboni, non c'erano manifestazioni, non c'erano tante cose che poi si concentravano a Manhattan. Per cui quando si andava lì era come andare su un altro mondo, un altro pianeta in un certo senso. Per cui queste cose erano cose che mi piaceva documentare. Questa è una fotografia che abbiamo rifatto. Questi sono i miei amici di battaglia da infanzia, e l'anno scorso siamo riusciti a raggrupparle tutte, perché adesso vivono tutte dall'altra parte. È una foto 47 anni dopo. Ci ho impiegato 5 anni a farla, perché mancava sempre qualcuno, ed è sulla stessa panchina di fronte al Museo di Storia Naturale a New York. Vai al prossimo. Queste invece sono immagini che, quando ho deciso di andare a scuola a studiare fotografia, erano un po' esercizi di scuola o anche cose che facevo io che mi piacevano, l'architettura, la luce, cioè, vai. Quando andavo a scuola, il professore amava molto Lee Friedlander e anche Larry Fink, per cui ovvio che poi, sai, viene molto influenzato di quelle che vedi per le prime volte, no? E poi trovi la tua strada. Ma secondo me, qualcuno dice, l'ispirazione non è l'informazione, ma è quella che ti fa creare proprio l'ispirazione. Questo è un mio vicino di casa che si era sposato. Questa è una foto molto simbolica per me, perché è la prima foto pensata, cioè questo l'ho messo in scena. Io da ragazzino suonavo la chitarra e pensavo che avresti potuto fare anche musicista. E allora poi, quando ho scoperto la fotografia, ho cambiato strada, cioè non pensavo di riuscire a fare entrambe, ovviamente. Per cui questo per me era un addio al studio della musica, per cui per me questa è molto simbolica, però anche è una cosa che mi fa ricordare, se le fotografie sono frammenti di tempo che comunque, quando le riguardi, ti fanno tornare in quel frazione di tempo quasi. Vai. Questo è un primo autoritratto. Poi, come dicevo, volevo fare il fotogiornalista, per cui andavo in giro, se c'era qualche incidente ne fotografavo, poi cercavo di vendere le foto ai giornali locali. Vai. Queste sono le manifestazioni in cui io partecipavo e facevo delle fotografie. Questa era una manifestazione anti-Pinochet. La Smeralda, in cui si contestava, era una barca della CIA che era ancorata in acque territoriali cilene, dove portavano tutti i dissidenti di torturarle e poi le buttavano a mare. Questa a sinistra, perché poi quando facevo queste foto, cioè le cose che capitano sono cose un po' particolari, cioè ti rendi conto solo dopo. Una del comitato anti-Pinochet si avvicinò e mi disse: ma perché fai le foto? Guarda, cerco di venderle, cioè sono. Mi fa: guarda, se non le fai vedere magari ti compro alcune. E mi ha comprato alcune. E poi mi fa: perché non lavori con noi? E ho detto: beh, se mi pagate lavoro per voi, no? Mi ha detto: guarda, ci sarà John Baez che farà un concerto nel nostro benefit, come si dice, beneficenza per noi. Viene quella sera e ci sarà anche l'ex ambasciatore cileno di Allende, questo Orlando Lattier. Per cui andò, fece un po' di foto, e anche questa è una foto che mi fa un po' venire i brividi, perché lui era molto nervoso, si guardava sempre in giro, perché lui è l'ex ambasciatore cileno sotto Allende, che è stato torturato da Pinochet, però poi rilasciato, viveva a Washington e aveva creato un movimento
contro Pinochet, no? Beh, 2 mesi dopo questa foto lui è saltato in aria nella sua macchina con una bomba, l'hanno fatto fuori. Vai. Questi, sai, essendo un amante di musica, questi sono tutti concerti che si andavano a vedere all'epoca at the Bottom Line o altri luoghi newyorkesi. Questo è il famoso lavoro di Alitalia con Joe DiMaggio. Questo è il terremoto in Friuli. Questa è una delle foto che è stata pubblicata. In questa foto mi fa ricordare esattamente questo momento, perché in tutta questa distruzione, questa era la loro casa, quel signore ha trovato intatto questa porcellana così fragile che è rimasta, che è stata salvata dentro tutta questa distruzione. Per cui è una cosa quasi incredibile, nel senso che una cosa così fragile può anche superare una distruzione così totale. Poi mi è successa un'altra fortuna. Nel 77 mi ero sposato e allora i miei primi lavori che facevo erano lavori per vari clienti piccoli, o facevo anche l'assistente freelance a vari fotografi conosciuti newyorkesi, anche se ho lavorato anche fisso per alcuni. Per cui uno di questi, che viveva vicino a ICP New York, International Center of Photography, che hanno organizzato, qualcuno di voi ve lo ricordate, Venezia 79, è stata la più grande manifestazione di fotografia mai fatta a Venezia. Io visitavo il museo e ho conosciuto e mi ha preso un po' in simpatia la segretaria di Cornell Kappa, che era il fondatore del museo. Cornell Kappa era il fratello di Robert Kappa. Per cui dopo un po' lei mi disse: guarda, noi stiamo organizzando questa manifestazione e ci servono assistenti per lavorare durante i vari workshop che si terranno. Se tu presenti un portfolio, può darsi che venga scelto. Allora presentò questo portfolio qui e fu scelto. E allora ho passato 3 mesi a Venezia lavorando con vari fotografi noti all'epoca, cioè Ernest Haas, Lucien Clerc, Harold Edgerton e tanti altri. Questa a sinistra è la signora Ann White, quella che mi ha dato questa grande possibilità. Questo è Oliviero da ragazzino che ha tenuto un workshop, e quello contro il muro sono io. Questo è Giorgio Lotti, io non sapevo anche chi fosse. Questo è Berengo, anche io non sapevo chi fosse. E all'inizio questa destra pensava che fosse la buona anima di Gabriele Basilico, e gli mandò la foto e lui mi chiamò e mi disse: guarda, quello non sono io, quello è Cacciari. Questo è il dottor Harold Edgerton, è quello che ha inventato i flash e anche il stroboscopio, la famosa pallottola che attraversa la mela. Questo è durante il suo workshop. Questo è George Kraus, che era un fotografo concettualista che era il direttore artistico di Venezia 79. Questo è Lucien Clerc. Ernest Haas e Lucien Clerc. Roberto Sabitani, non so se lo conoscete, ma è un grande fotografo concettualista anche veneziano. L'avevo conosciuto, questo è vicino a casa sua, la Giudecca.
E questi sono alcuni amici conosciuti lì durante i workshop che poi sono diventati fotografi. Questa foto qui adesso c'è Gaetano Manzi, che oggi fa il fotografo di moda di Roma. In mezzo è Giorgio Maino, che comunque è milanese, penso che fa parte anche lui dell'AFIP. E Ricky Adamen, quella a sinistra, è andato avanti a fare il medico e vive a San Francisco. Questo è Giorgio qui in mezzo. Quello sulla 2025, David Zabala, un texano che poi è andato avanti a fare fotografo di architettura. Ok, fermo qui. Allora, dopo questa esperienza di Venezia, che è stata veramente un tuffo nella fotografia autoriale e anche con tutte queste conoscenze in 100 giorni veramente intensi, e poi non ho visto una macchina per 100 giorni, per me era anche la prima volta a Venezia, per cui è stata un'esperienza indimenticabile. Quando sono tornato negli Stati Uniti mi sono buttato un po' sulla pubblicità. La pubblicità perché all'epoca la pubblicità, studiando fotografia, c'era i famosi come si dice, analisi di Marshall McLuhan, che diceva che la pubblicità era la più grande forma d'arte del XX secolo. La pubblicità all'epoca era creativa ed era l'unica che pagava molto bene, no? E poi comunque la pubblicità era quasi come se fosse un museo all'aperto, cioè le tue immagini, anche se tu non c'era il tuo nome sopra l'immagine, venivano viste da milioni e milioni di persone, cioè tra i giornali, manifesti, affissioni e via così. E per cui mi sono buttato nella pubblicità, e queste sono alcune delle pubblicità che ho fatto. Questo è un editoriale sul Palio di Siena per una rivista americana. Questo è Carnevale in Italia, sempre per una rivista americana. Poi quando sono tornato qui, diciamo tornato qui perché alla fin fine mi sono divorziato, e allora ho deciso di venire in Europa. Poi l'Europa mi è sempre piaciuta come storia, io amo la storia, per cui le persone che avevo conosciuto a Venezia, dei giovani fotografi che erano italiani, tipo Sofia Riva, Claudio Gaiaschi, Lionel Pasquon, Renato Sala e altri, mi hanno ospitato nel loro studio, avevo già dei contatti qui, per cui avevo una base. E poi ho iniziato a lavorare subito per Rizzoli, copertine di Capital o Auto Capital e anche la pubblicità. Questi sono i primi campagni. Quella è Enzo Tortora in mezzo con Dario Argento, e quella a sinistra è la Alba Parietti quando faceva la Valletta. Poi quella che mi piaceva della pubblicità era la sua creazione, no? Perché tu partivi da un'idea, spesso un bozzetto, che poi tu lo portavi a vita, no? Per cui e avevi anche un tempo e un budget da rispettare, però lo trovavo molto eccitante questo creare, cioè, come pubblicitario tu sei sempre un interprete di un'idea di un altro, però la interpretazione che tu dai è sempre personale, no? Per cui questo mi piaceva molto, proprio la progettualità, perché sono tutte immagini progettate, e poi lo scatto finale è quella quasi la cosa più semplice. Questo era il ritratto per Madame Figaro, meno quello di Armani, che era per Capital.
Questo è il primo uso Photoshop 1. 1990, nella campagna americana. Questa è la campagna vera, cioè io uso quell'altra foto come mia, infatti io non ho mai firmato le pubblicità, perché quella era la mia versione che avevo fatto, volevo fare una foto surreale dove lui era proprio steso diritto. Poi questa è un'immagine presa da... l'idea viene già da un'immagine esistente. Penso che sia nel Family of Man, non so. E allora l'art director... mi ha raccontato lui, non ha trovato l'autore per acquistare i diritti per l'immagine e l'abbiamo rifatta, ha chiamato me per rifarla. Poi io avevo un motto nelle mie, diciamo, come promozione per gli art director, dicevo: tu la pensi e io te la faccio, perché mi sentivo capace di fare qualunque cosa se c'erano i fondi e i mezzi per farlo, per cui tutto è possibile. Questa è una campagna divertente, l'ho messo dentro perché non l'ha vista nessuno. Questa era per Banca Intesa 2000, no? E allora questo è un sosia di Marx che è venuto da Londra per la giornata. Questa campagna è uscita a metà agosto per 2 settimane, dove mentre tutti erano in vacanza e non l'ha vista nessuno. C'era una versione di Marx e poi la prossima, che avrebbe dovuto essere Mao dentro una Porsche, no? Nel 2000 era come prevedere il futuro che c'è adesso, cioè in senso loro sapevano qualcosa in più. Trovare un sosia di Mao è stato veramente difficile, perché andando qui a Milano o altre città, nei quartieri cinesi erano tutte blindate, per cui fortunatamente a me, che mi piace il cibo cinese, che sono stato in Cina più di una volta, avevo il mio ristorante preferito e questo è il proprietario del ristorante. Cioè, che è sempre stato, anzi è stato pagato ovviamente. Ah, questa è una cosa divertente che vi racconto. Questo è un ritratto a Bill Clinton fatto nel 2008, era un servizio redazionale per la rivista People americana, l'abbiamo fatto insieme io e David Burnett, ed era all'epoca, c'era la campagna primaria tra Hillary e Obama. Allora la rivista stava preparando un articolo: se vincesse Hillary, Bill sarebbe stato il primo uomo della Casa Bianca. Per cui eravamo a casa sua a Chappaqua, a New York, e non potevamo metterlo in posa, cioè dovevamo solo scattare intorno mentre la giornalista lo intervistava. David Burnett scattava con la sua speed graphic e io scattavo in digitale. Però prima che lui venisse fuori, ci ha impiegato 20 minuti di uscire, mi sono fatto un giro nel giardino e sotto un albero trovo questa replica di Casa Bianca con il suo iniziale e data di presidenza. Per cui sono rimasto veramente sorpreso. Cioè, non ho mai pubblicato questa foto per una questione anche di privacy, però la faccio vedere quando faccio discorsi. Per cui o qualcuno gliel'ha regalata. In America si dice: if you're in the birdhouse, se nella casa degli uccelli, sei nella casa dei matti. Se dici you're in a bird cage, se nella gabbia, sei in galera. Per cui vai avanti. Questo è dentro il suo studio. E poi, come abitudine, ci siamo fatti anche le foto insieme. Vai. Adesso ci è filmato. Adesso c'è un piccolo filmato di 5 minuti per farvi capire, no? Per farvi capire la complessità del lavoro pubblicitario, cioè in senso che tutto studiato a tavolino, si parte con un'idea che viene venduta al cliente, vabbè qui poi lo dico anche, poi si parte con la produzione,
La produzione è quella più fondamentale di tutto, perché è quella che poi ti darà il risultato. E poi ovvio, nelle mie immagini ci sono sempre delle persone, per cui c'è anche una parte di regia, che tu devi dirigere questi personaggi a fare delle situazioni in cui vorreste. Cioè, prima si fa, diciamo, la versione del cliente, così il cliente è soddisfatto. Poi se c'è tempo e voglia, io almeno cercavo di fare le versioni per me, poi comunque le proponevo anche, a volte passavano, a volte no. Comunque riuscivo ad avere anche un'immagine mia, non solo quella del, diciamo, dell'art director o del cliente. Vai. Sulla pubblicità c'era una frase che Marshall McLuhan diceva, che la pubblicità è la più grande forma d'arte del XX secolo. E in un certo senso aveva anche ragione, perché era un museo all'aperto. Se pensiamo indietro al Toulouse-Lautrec, quando faceva le sue illustrazioni per campagne pubblicitarie, quando la pubblicità è nata nel 1800, le sue opere erano disponibili a tutti. O anche Oliviero Toscani con le sue campagne di Benetton, che erano state apprezzate in tutto il mondo, in 6x3 o vari manifesti o vari giornali, era un museo all'aperto. Come si svolge il tuo lavoro nella pubblicità? Nella pubblicità, prima di tutto, è un lavoro di gruppo, per cui c'è un art director, c'è un copywriter, c'è un cliente, c'è un'agenzia, per cui diciamo che l'idea primaria spesso viene dall'agenzia. Tu vieni chiamato come interprete di quell'idea da portarla, diciamo, al vivo, e anche con un certo tuo stile, per cui alcuni personaggi vengono scelti per fare alcune campagne e altri per altre, dipende dallo stile che uno vuole trasmettere. Per cui quando c'è una buona, diciamo, una buona idea di base e ci sono anche dei fondi anche per realizzarla, si possono fare anche delle grandissime cose, è molto di effetto e molto, diciamo, comunicativi. Per cui io lo considero un lavoro di gruppo, cioè io per esempio le mie pubblicità non ho mai voluto firmarle, anche se alcuni miei colleghi le firmano, per il semplice motivo perché non sono tutti miei, io sono l'interprete di quella che è anche una buona parte in certo senso, ma non è totalmente mia, cioè, per cui considero un interprete e allora non mi interessa firmarle, cioè sono le mie cose personali. Vi racconto una storia divertente su questa foto del bambino appeso. Più di un anno fa ricevo una posta tramite il mio sito
dicendo sono Teo, comunque sono studente di comunicazione, vivo a Bergamo, vorrei intervistarla, seguo il suo lavoro da un po' di tempo, vorrei intervistarla per una parte della mia tese. E poi mi scrive: comunque io sono il bambino appeso. Ho detto, lasciate il mio numero, mi ha chiamato, ha detto non hai voglia di fare un'altra adesso? Poi ci siamo incontrati, è stato veramente incredibile. E... no, finisci, devo capire che finisci là, perché c'è un altro video che vediamo dopo, vai. Sì, però fammi vedere cos'è. Vado avanti questo. Sì, vai avanti questo. No, finisci, finisci, questa è una cosa che vediamo dopo. Ok, ok, basta. Tocca a Diego. No. Devo farlo, bisogna farlo lavorare, sennò si addormenta. Prima che io posso improvvisare, invece lui va ordinato, no? Invece è tutto il contrario, perché avevamo programmato delle domande, io avevo previsto delle domande, l'avevamo concordato, queste, concordate queste domande, io facevo le domande e lui dava attraverso, diceva tutto quello che ha detto, ma in una maniera che sembrasse più spontanea, no? Non una cosa... E invece è andata così, improvvisamente ci siamo bruciate tutte le domande, perché la prima domanda doveva essere semplicissima. Perché ti chiami Gio? Perché ti chiami Gio? Dovessi chiedere a mia madre. No, Gio, la risposta beh, è un'altra. Esatto, la risposta è un'altra. Beh, no, Joseph, Giuseppe. Beh, io sono, come sapete alcuni di voi, sono italo-americano, sono nato in Italia, a Gioiosa, in Calabria, ad essere preciso. Qualcuno dice che non bisogna mai dimenticare le radici e io sono d'accordo con quello. E immigrato negli Stati Uniti quando avevo 8 anni, mio papà è americano perché è nato di là, il nonno è andato in America nel primo 900 e poi sono tornato in Italia, io e i miei fratelli siamo nati qui e poi tornati negli Stati Uniti. Quando uno va in America ti americanizzano, per cui non più ti chiami Giuseppe come nella mia anagrafa o sul mio passaporto italiano c'è scritto Giuseppe, sulla mia patente americana c'è scritto Joseph, per cui io sono cresciuto più come Joe che Giuseppe, per cui mi chiamo Joe per quello. Ecco, la seconda domanda che avevamo previsto è: quando sei arrivata negli Stati Uniti, come hai vissuto questa esperienza? Beh, come inizio è stato uno shock totale, cioè perché voi da un paesino in Calabria, dopo 8 giorni di nave in terza classe, attraversando l'Atlantico, arrivando su una città che si guardava solo in alto, è stato abbastanza scioccante, cioè in senso che disorientamento, no? Poi non parlando la lingua ovviamente, e poi vedendo varie razze di persone, cioè io la prima volta, questo lo racconto sempre agli amici, la prima volta che ho visto un ragazzo di colore pensavo che fosse bruciato, cioè nel senso, cioè non avevo mai visto un ragazzo di colore o anche un orientale, cioè per cui era come andare su un altro pianeta. Poi piano piano ti insegna a sapere come essere diverso, perché gli altri ti trattano come diverso. Per esempio a scuola negli elementari io avevo già fatto la terza, avevo fatto la terza in Calabria, poi ho iniziato la scuola lì, noi siamo arrivati a maggio, ho iniziato la scuola a settembre, ero l'unico in classe che non parlava inglese, per cui gli altri ragazzi, i bambini come voi sapete sono tremende, cioè tu sei sempre diverso. Anzi, per me forse è stata una buona scuola, perché sono cresciuto con il diverso, anche nelle mie immagini sono sempre diverso, sempre seguendo vari filoni o altre cose, per cui per me è stato positivo, però all'inizio è stato veramente quasi una battaglia. E anche se l'abbiamo già viste, tu non hai parlato delle date, dunque la domanda si può ancora fare: quando hai cominciato a fare le tue prime fotografie? Beh, le vere prime fotografie sono 13-14 anni, con la macchinetta, diciamo,
Bell & Howell, Instamatica, con il cubetto Flash, Cubo, che c'era in casa. Poi, si possono vedere intanto, di tornare a vederle. Sì. Poi quando iniziavo ad essere un pochino più serio, diciamo, ovviamente volevo prendere una reflex, una Nikon, non potevo permettermela, e allora ho comprato una Miranda. La Miranda era una macchina che esisteva, che era costruita negli Stati Uniti, che era esattamente una copia della Nikon costruita lì, ovvio che la qualità ottica era minore, ma avevo comprato quella. E poi finalmente, poi quando andavo a scuola, mi sono comprato una Nikon. Però diciamo la chiave decisiva di fare il fotografo è stata all'università americana, è diversa da quella italiana, no? Cioè, i primi 2 anni il programma te lo fai tu, si chiama liberal arts, sei obbligato a fare inglese, storia americana, perché quella non ti svaniscono fino ai veni con tutto, gym, come si dice, educazione fisica, che vuol dire sportivo, e quelle 3, poi tutto il resto te lo scegli tu, per cui dopo 2 anni che ti danno una mini laurea devi concentrarti sulla materia che vuoi laurearti. Io nel terzo anno mi ero concentrato su storia e lingue, perché avevo sempre questo senso di viaggio, e nel terzo anno sei ancora libero a prendere dei corsi, ho preso questo corso di fotografia che era un corso base, camere oscure, roba del genere così, e quella è un po' la camera oscura, che è quella che è stata la magia che mi ha un po', diciamo, fatto un po' innamorare e dire ma posso fare il fotografo, no? Tanto fotografi viaggiano, no? E quella è stata la molle, diciamo, che mi ha fatto decidere di diventare un professionista. Gio, qui ci sono tutte le domande alle quali tu già hai risposto, senza aver avuto la domanda. Inventati un'altra. E invece c'è quella a quale non hai risposto. Un personaggio che ricordi con particolare affetto, con simpatia, con eccetera. Vabbè, sì, una è la prima, la signora Anne White, in cui ho spiegato prima, che è quella che mi ha dato la possibilità di fare questa esperienza a Venezia, che è stata indimenticabile e mi ha cambiato un po' la vita in certo senso. E l'altro è uno dei nostri, devo dire che è Lanfranco Colombo, che io feci la prima mostra da lui nell'84. Lanfranco era un personaggio speciale, è nella storia della fotografia italiana, anche se fisicamente non c'è, no? C'è qui dentro Lanfranco, certo, c'è. E comunque è nei nostri cuori. Esatto, ma lui mi ha dato molta ispirazione, perché infatti il titolo che ho scelto per stasera, Professione e Passione, era il titolo della mostra che feci da lui nell'84, dove lui ha visto i miei lavori, e all'epoca io ho sempre fatto ricerca, quella di voi che mi conoscete, e poi dall'altra parte facevo la professione. Per cui era una serie di immagini fatte per il campo automobilistico, per la Fiat, Alfa Romeo, roba del genere così, e poi delle Polaroid e altre cose che facevo come esperimenti, le multi esposizione, che è stata una mia, diciamo, fantasia della fotografia, perché quello che mi piace di più della fotografia è cercare di sperimentare con essa, con l'immagine, però con tecniche diverse, dove ti annullano quasi l'immagine e ti lasciano nell'immaginario, in certo senso. È quasi un gioco, anzi è un gioco, però poi diventa serio, cioè in senso che viene da profondo, che poi le vedrete dopo. E poi Lanfranco, devo dire che il mio lavoro sul circo, che vedete dopo, che voi, alcuni di voi conoscete, è stato lui proprio a ispirarlo, perché dopo quella mostra lui mi disse: guarda, fra 2 anni c'è il SICOF, c'era il famoso SICOF, che era la fiera, grande fiera di fotografia,
che si teneva ogni 2 anni, mi fa: perché non pensi a un soggetto, voglio fare una tua mostra a Sikov, pensa a un soggetto, e lì nasce il circo. Per cui, e poi lui, siccome abitava vicino al mio studio, lui abitava in Sant'Ambrogio, il mio studio era in Carrobbio, lui ogni tanto arrivava in studio così, senza essere annunciato, e diceva: allora cosa stai facendo adesso? Era uno che andava a vedere cosa succedeva. Poi quando ha scoperto che fotografavo Ronaldo, questo era nel 2000, non so come l'ha scoperto, che non glielo ho detto io, anzi era un top secret, l'abbiamo fotografato nel mio studio perché non volevano uno studio a noleggio, se no si spargeva la parola e arrivavano tutti i fan, no? Arrivavano tutti, diventava un casino. Per cui lui l'ha saputo in qualche modo, mi chiama e mi fa: guarda che io voglio una foto con Ronaldo, eh? E allora è venuta e gliel'ho fatta. Per cui lo ricordo sempre con grande affetto, poi l'ho visto anche pochi mesi prima che è mancato, sono andato a trovarlo a Genova, che ero lì. Altro, Diego, inventati qualcosa. No, non mi invece, c'è solo che già avevamo previsto, non è che c'è nulla da inventarsi. L'esperienza, di che ci parlavi un po' dell'esperienza della tempesta. Della? Della tempesta. Ah, la tempesta. Ah sì, vai in sezione teatro. Allora, io ho fatto una decina d'anni di fotografie. No, vai su, scusa. Aspetta, questo non è questo qui. Ricerco per la prossima volta. Vai teatro. Allora, io ho fatto una decina d'anni, forse in più, lavorando a teatro. Il teatro è una cosa che mi ha sempre appassionato. Perché mi ricordo la prima volta che sono andato a teatro era al liceo, il nostro insegnante di inglese ci ha portato al teatro a Broadway per vedere uno spettacolo teatrale che era Equus. È un testo veramente tosto, tra un psicologo, una madre e un figlio. Questo figlio alla sua prima esperienza, diciamo, la sua prima esperienza sessuale, non fisicamente ma mentalmente, con un cavallo, e poi alla fine uccide questo cavallo, no? Per cui ovvio che poi lo portano al psicologo. Il psicologo era Richard Burton, e questo ed era un spettacolo abbastanza tosto. Quella mi ha lasciato un'impronta. Poi sono capitato a lavorare al teatro tra una mia amica attrice, Rosa Di Lucia, che purtroppo oggi non c'è più, mancata per una malattia, e lei era romana e mi ha fatto conoscere Andrea Ruscianma del Teatro Franco Parente, e poi piaceva molto le foto che facevo io e mi invitava a fotografare le spettacoli, per cui non facevo le semplici foto di scena perché non mi avrebbe interessato. Lei mi lasciava libero a fare, usare la doppia esposizione, fare il collage, fare l'estensione, e poi le usava per i manifesti, per i locandini. Poi mi pagavano anche, non tanto, ma comunque mi pagavano. E mi lasciava spazio libero anche per sperimentare. Finché poi è arrivato lo spettacolo di Emilio Tadini, La Tempesta, riscritta in chiave milanese contemporanea, che era negli anni 90, e con Piero Mazzarella, un noto attore meneghino, come Prospero. Però lei, Shamad, ha invitato Alex Cavalieri e alcuni altri artisti visivi di interpretare un capitolo della sceneggiatura prima che lo spettacolo andasse sul palco, per poi fare una mostra alla prima, no? Allora questo mio amico mi fa: tu devi fare Le Notte Milanese, è un piccolo capitolo, perché poi nella sceneggiatura Prospero è un raccoglitore di stracci, la sua figlia è una drogata che vive alla stazione, poi parla di questo mondo sotterraneo milanese, di viados, di librerie porno, di tutto questo mondo un po' sconosciuto, che non è alla luce. Allora mi sono fatto 10 giorni, dalle 11 di sera alle 4 di mattina, cercando di reclutare questi personaggi e portarli in studio. E l'ho pagato ovviamente,
e ce l'ho fatta, no? Ce l'ho fatta, però è stata un'esperienza, è un lavoro che non avrei mai fatto da solo, però sono contento che l'ho fatta perché mi ha fatto conoscere una realtà che non avrei avvicinato e mi ha fatto capire tante cose della vita. Fai vedere. Questo è i Viados. Questo è del 93. Questo è un angolo di un vero raccoglitore di stracci. Questa è un'edicola porno, e questa era vicino alla stazione, erano quelle edicole 24 ore che dopo le 10 diventavano porno, no? E mi ricordo ancora questo qui, mi dice, io ho chiesto, posso fare una foto? Mi fa, ma sì, vai, ok. Allora ho iniziato a fare le sequenze, mi fa, ma quante foto fai? E poi mi ha guardato così e ha fatto la foto a lui, no? Questa è la drogata che ho usato a doppia esposizione, poi volevo, cioè queste immagini sono pensate, cioè mi sono fatto un layout io, allora volevo avere un teschio nella foto di rappresentare la morte. Ho tentato di trovare un teschio vero, perché quelle finte si vedono che sono finte, e ho scoperto che era impossibile trovare un teschio vero se non andavo a scavare in qualche cimitero. E allora poi mi sono ricordato che avevo un libro di Irving Penn nella mia libreria, che lui aveva fatto questo lavoro sui di scheletri di un museo di Vienna. Infatti quello non è un teschio umano, è un teschio di un gorilla. Allora avevo il libro qui, la ragazza lì faceva una foto della pagina del libro e poi dopo spenevo lei sopra. Poi ho fatto questo collage anche, diciamo, ho fatto. Però la cosa incredibile è che questa ragazza viveva veramente alla stazione, e quando poi si è apprestata alla fine mi fa, spero che queste foto che tu fai fanno bene a qualcuno, diciamo, di non usare la droga, in un certo senso. E poi, no, c'era una che ci puoi indietro? Ecco. Questa è quella più tosta, in mezzo a quella che si fa in gola. Infatti eravamo nel mio studio e lì mi sono reso conto di quello che stavo facendo, perché ero un po' inconscio di quello che stavo facendo, perché per me era un lavoro, no? Anche se molto diverso dal solito. Allora lei mi fa, ma c'è uno specchio qui? Ho detto, ma scusa, perché ti serve uno specchio? Mi fa, che devo farmi in gola perché non ho più vene, no? E lì mi sono svegliato e ho detto, se questo mi crolla qui adesso, cosa faccio? Cioè, poi è andato tutto bene, è andato tutto tranquillo, però è stato una, mi sono sentito un po' inconscio su questa cosa qui, no? Ma infatti quella foto non è mai stata esposta, gli altri sì. Vai avanti. Allora, adesso una domanda che è un po' complessa, ma che abbiamo convenuto che avrei fatto. Il microfono più vicino. Fotograficamente, tu hai detto che Gio, perché sei calabrese, nato e cresciuto in America. Dunque c'hai questa doppia identità di italiano e di americano. Fotograficamente, in che misura ti senti italiano e in che misura ti senti americano? Bella domanda. Dunque, io ti rispondo così, Diego. Cioè, io alla fine mi sento fortunato di aver avuto la possibilità di vivere in due culture e continuo a vivere in due culture. Parlavo con questo con Marina prima, anche quando abbiamo preso un caffè, cioè come voi ben sapete, noi siamo prodotti del nostro ambiente, no? Dipende dall'ambiente in cui tu vivi, nasce, determina, o anche con chi ti circonda, determina un po' chi sei. Io ogni tanto mi chiedo, se non fossi andato in America io sarei stato totalmente un'altra persona. E allora questa possibilità per me è come guardare al di fuori, cioè, perché io vivo un po' qui, vivo un po' là, e tra entrambe le parti, e poi mi piace molto viaggiare anche, ho viaggiato più o meno in tutto il mondo, meno che un continente, che è Australia. Quando sei fuori dal tuo ambiente, io penso che tu riesci a vedere meglio il tuo ambiente, perché non sei circondato
da tutte quelle le cose che ti danno influenza, lo vede al di fuori, è come vedere il rovescio della medaglia. La medaglia puoi vederla solo una volta, un lato alla volta, dipende che lato stai. Per cui quando io sono qui vedo l'America con un altro occhio, quando io sono di là vedo l'Europa con un altro occhio. E per cui penso che questo mi ha dato una possibilità anche di pensare diversamente, anche se a volte non positivo, e anche creare immagini diverse del solito, in un certo senso. Per cui penso che sia, per me è stata una cosa positiva, anche se anche sofferente, sinceramente ve lo dico. C'è un'ultima domanda che ti vorrei fare, anche se io già conosco la risposta, ma io penso che sia interessante. Di un milione di dollari. No, che sia interessante fartela, ma già la risposta del pubblico in qualche modo già lo sa, perché l'ha mezzo vista. Se non avessi fatto il fotografo, che cosa avresti fatto? Beh, penso che avrei fatto il musicista, però non si sa. Cioè, a me piaceva molto la musica, suonavo la musica, ogni tanto suono ancora. Ma senza, mi piace strampellare, sinceramente, è un po' un sfogo, no? E, per cui penso alla musica, però sai, non si potrà mai sapere. Eh no, e io a questo proposito vorrei dire una piccolissima cosa, che esiste in fotografia, la fotografia ha un grandissimo rapporto proprio con la musica. Ecco, un rapporto che la gente spesso non vede, perché nelle fotografie o c'è musicalità o non c'è. Se c'è musicalità c'è un fotografo, se manca la musicalità manca il fotografo, e la musicalità è riconoscibile in tutto il lavoro dell'autore. È come, che so, l'evoluzione, puoi capire l'evoluzione di Wagner, di Mozart, cioè, l'evoluzione musicale è qualcosa che tu ascolti dei brani, lo capisci. E così, se guardi il lavoro di un fotografo, ti accorgi di questa musicalità, e questa musicalità si vede molto di più quando si mette il lavoro in pagina, oppure quando lo si mette in mostra, che sono due spartiti diversi, due modi di costruire lo spartito. Io penso che, per esempio, il lavoro di Joe ha avuto, diciamo, un esito negli ultimi tempi nei suoi ritratti, che sono ritratti di ricerca musicale. Che Joe, possiamo vedere un po' dei ritratti? Sì. Che questi ritratti, diciamo, che lui chiama collage. Ah no, collage è un'altra cosa. Ma in collage c'è una grande musicalità, certo. Ma anche in questi ritratti, che sono i ritratti in bianco e nero, c'è tutta una... scusate, ho fatto il corso, come ho detto, di presentatore, ma non sono riuscito bene. Ecco. Vogliamo vedere un po' questi ritratti, perché un elemento fondamentale nel lavoro di Joe è proprio questo della ritrattistica. Beh, sul ritratto mi piace sempre spaziare con vari... mi piace spaziare con vari, diciamo, idee e tecniche. Questo, per esempio, è un progetto degli fine anni 90 che si chiama Cycle. Sono delle multi esposizioni fatti in macchina, all'epoca usava da 55 Polaroid, positivo e negativo, dove c'è una maschera davanti all'ottica, è praticamente un puzzle, io tolgo un pezzo alla volta e faccio un'esposizione, poi chiudo quel pezzo, apro un altro pezzo, per cui c'è un ciclico, e poi anche con il soggetto stesso diventa anche un gioco, perché bisogna di dirigerlo in quello spazio lì, farlo soffrire un po', perché la cosa ci vuole del tempo, perché alla fine ogni volta che faccio un'esposizione devo togliere il CSI dalla macchina, riaprire l'otturatore, guardare e fare la composizione di nuovo, poi dico ok, stai lì in quello spazio, richiudere tutto, per cui ogni immagine ci spieghi 10 minuti. Io direi una cosa, che il pubblico, se
se riesce un attimo a concentrarsi sulle singole fotografie, riesce a sentire la musica di queste fotografie. È una cosa che si deve fare. La fotografia richiede un'attenzione profonda, non può essere vista superficialmente e va riconosciuta una presenza musicale nella fotografia, se c'è. Qui è facilmente raggiungibile. Ognuno, però, qui voglio, non voglio fare il professore, ma ognuno di noi guarda la fotografia, qualunque, vediamo una di quelle che abbiamo visto prima, e ognuno di noi guardando questa fotografia sente una particolare musica, e a seconda della sua formazione culturale, musicale, uno sente una musica invece che un'altra. Questa è la vera bellezza della fotografia, perché la fotografia lascia le porte aperte. La fotografia è qualcosa che apre a ognuno una strada diversa dalle strade che possono seguire gli altri, ma è sempre una strada musicale. Il rapporto fondamentale e poco indagato che la fotografia ha con le altre arti è il rapporto con la musica. Questo è nel lavoro di Joe, io vedo questa continuità musicale, questo bisogno di essere lui musicista, perché le cose avvengono e non si dissolvono, nulla di quello che avviene può essere rimosso. La rimozione è un processo che porta alla nevrosi, e nelle persone non nevrotiche non viene rimosso alcunché. Lui è sin da ragazzo un musicista che vuole, uno che vuole essere un musicista, e questa musica, questo desiderio di musica si sente, si vede. Ora io però farei una cosa, questo pubblico lo farei fare domande a te. Anche. Ecco, e io porto il microfono. Porti tu. Non vedo mani alzarsi. No, devono. Giovanni, vieni a fare la domanda. Mio Gio, quello che mi interesserebbe molto sapere e qual è il tuo rapporto attuale con la fotografia? Cioè, cosa chiedi alla tua creazione artistica? Che, diciamo, voglio dire, io come alcuni fotografi non posso stare senza fotografie. Cioè, non è nemmeno più una questione di soldi. Se fotografo sto bene, se non fotografo sto male. Cioè, io ne ho bisogno fisico, quindi... Volevo chiedere invece qual è il, o se è lo stesso, o qual è invece il tuo rapporto, cioè cosa chiedi alla fotografia, quale cura ti dà? Beh, la fotografia è un po' come per te, Giovanni, anch'io fotografo quasi tutti i giorni, quasi qualcosa, però poi io recentemente, negli ultimi 5 anni, per esempio, ho ripreso a lavorare con la mia forostenopeca, che non l'ho portato qui, anzi alla fine ho portato troppa roba che saremo qui la settimana. Per cui io lavoro contemporaneamente su vari progetti, però io non gli do mai una scadenza, perché mi piace farle e poi ognuno c'ha il suo tempo. A volte quando faccio un viaggio mi porto la mia forostenopeca, poi magari la uso, magari no, perché anche quello ci vuole il suo tempo, deve trovare il soggetto e via così. Poi anche sto un progetto nuovo che sto facendo da 6-7 anni, che è un po' un progetto che riprende le mie molte esposizioni che non abbiamo ancora visto del passato, che io lo chiamo stratificazione, che è un mio primo lavoro digitale. Io ho una macchina digitale solo da 5 anni, per cui e scatto ancora pellicola, per cui queste stratificazioni sono praticamente un annullamento della materia, dove diventano quadri astratte, cioè non sembrano più fotografie,
per cui vi faccio vedere qualcuna. Senti, mi sembra di capire che però la componente di ricerca è importantissima nel tuo lavoro, quasi più quella di ricerca che quella documentativa o interpretativa. Sì, quella di ricerca per me è proprio un sangue bollente che è sempre in ebollizione, no? E a volte, questa, sai, quando cerchi qualcosa di diverso, bisogna pensare diverso, no? E allora io mi sono imparato già da piccolo di vedere sempre un po' retro la medaglia o a rovescio della medaglia, o capovolgere le cose, vederle in varie prospettive prima di decidere cos'è. E allora per me diventa un gioco, è un gioco, diciamo, di pensieri e anche di emozione, e poi quando trovo un'emozione allora poi vado a crearla. Senti, un'ultima cosa, poi ti lascio in pace. Mi fa piacere. Seguendo un po' il ragionamento anche di Diego, iniziale, molto interessante secondo me. Dal tuo osservatorio, diciamo, pensi come me che la fotografia professionale avrà solo un futuro autoriale, o pensi che, voglio dire, il mio punto di vista è che la fotografia si sia sdoppiata, no? Da una parte sia diventata una lingua attraverso i social network, gli iPhone, gli iPad, e questa lingua dilaga, stravince, questo mi fa piacere, nel senso che il mezzo che amo vince nel mondo, 3,5 miliardi di foto postate al giorno sono la nascita di un linguaggio. Naturalmente impone a noi professionisti uno spostamento, no? Come la nascita della fotografia ha imposto uno spostamento alla pittura. Allora, la mia visione è che non ci sarà posto che per gli autori, cioè un catalogo di bicchieri su fondo bianco col prossimo iPhone te lo fai da solo. Allora, se tu vuoi farlo, non parlo di autori come altissimi autori, ma se tu vuoi fare un catalogo devi andare e mettere in gioco la tua anima, cioè diventare sostanzialmente un autore. Non parlo di autore, ripeto, come artista eccelso, ma in qualunque caso credo che lo spazio del professionista sia mettere in contatto la tua visione del mondo, che è distonica perché tu sei unico al mondo, con la produzione. Tu sei un po' di questa opinione o, come tanti, vedi nella nascita, nell'utilizzo della fotografia come lingua, la morte della fotografia, no, come professione? Io sono abbastanza d'accordo con te. La professione è drasticamente cambiata, non è più come una volta. Come dicevo anche prima, una volta era un'artigianalità, un fotografo era un artigiano, doveva risolvere problemi tecnici e altri. Poi con la digitalizzazione, essendo aperta a tutti, tutti sono diventati fotografi, anche se non volevano, era più facile fare fotografie. Per cui oggi è ovvio che uno deve essere autoriale per farsi notare, però non è anche facile anche quello. Cioè, uno deve trovare qualcosa dentro di sé a dire prima di tutto a se stessi e poi forse agli altri, perché non puoi fare le cose per gli altri, prima devi farle per te. Io penso che se è vero che ognuno di noi è unico al mondo, lo stile da qualche parte c'è, come le impronte digitali, è come il DNA leggermente diverso che abbiamo. Allora capisco che è molto difficile andarlo a cercare, però non ci resta altro, perché la tecnica, non possiamo più difenderci sotto la magia di dire solo io so fare, no, 125, no, no. 8, e tutti una volta dicevano la Madonna, no, che bravo. Ma adesso quella roba lì è finita. Allora cosa possiamo dare? Tu devi dare Opedisano, capisci? L'hai sempre fatto. L'ho sempre fatto. Ma devi farlo ancora di più, secondo me. Certo, allora, ma io ci provo, cioè poi non è detto che sarà. Mi taccio. Avrà un successo. Una cosa io trovo assolutamente d'accordo con quello che ha detto lui. Che in futuro, proprio perché ci sono miliardi di fotografi, c'è una frase che dice David Hockness: oggi siamo tutti fotografi perché tutti abbiamo un telefonino, e tutti i telefonini quasi fanno fotografie.
Bene, lasciamo stare. Tu pensi che a me, per me non è né male né bene, perché però c'è un fatto che tu dici: ognuno di noi ha una diversità e ognuno di noi dovrebbe fare delle cose diverse. In realtà è così, ma soltanto pochi possono fare queste cose, perché la via dell'arte è aperta a tutti, ma percorribile soltanto da pochi. Da pochi. No, gli nella storia dell'arte è sempre stata così. È sempre stato così. Anche lui, rimanendo qui nel fotografico, tu sei tu come autore, perché tu eri un autore, tu sei, puoi fare i bicchieri e li fai a modo tuo, perché tu hai un modo. Ma molti non ce l'hanno il modo. Io continuo a ritenere, forse un po' ingenuamente, che il problema sta nel fatto che se tu vai nel profondo e definisci te stesso non per quello che vorresti essere, ma per quello che sei, un'estetica puoi costruirla. Però devi, allora, però è una scelta di grande solitudine e pochissimi vogliono essere soli nel mondo, capisci? È quella la differenza, perché se tu accetti l'opinione, fai la foto che piace a tutti, tu sei tranquillo, però sei fottuto, perché non cerchi niente di te. Se vai giù sei molto solo, perché tu lavori sulla tua differenza, non sulla tua unità. E questa solitudine l'accettano, secondo me, solo i grandi, perché è una scelta terribile e dura. No, cioè, quest'uomo, per esempio, che è un uomo adorabile, ma io lo conosco da ormai 20 anni, è un uomo sostanzialmente solo. Siamo tutti, cose straordinarie. Ma siamo tutti soli alla fine. E l'arte è questo cammino della, se vogliamo, della solitudine, della sofferenza. Talvolta in casi particolari, come nel caso di Michelangelo Merisi, detto Caravaggio, è una strada disperante, è una strada terribile e porta alla morte. È la storia dell'arte, è così. Ma noi sono milioni le persone che producono fotografie ogni giorno, miliardi. Ma quante cose di queste noi ricordiamo, noi vogliamo salvare, possiamo salvare pochissime. Quell'utilizzo è linguistico, cioè io ti dico che sono all'acqua meno, non è un'operazione artistica, è una comunicazione, come te lo direi con le parole, capisci? Io ho mangiato i noodles. Non c'è nessuna velleità, è un uso diverso della fotografia, capisci? La uso per dirti, io e la mia fidanzata ci siamo baciati all'acqua meno, ma non è male, cioè io sono contento perché usano il mezzo che io amo, però voglio dire, la parola è anche così, no? Tu puoi scrivere il barone rampante e anche però sono uscito a comprare le sigarette. Sempre un linguaggio è sempre la parola è, capisci? Però sta succedendo la stessa cosa, le tre bandiere di Jasper Johns, capisci? Però io non direi che è un male per la fotografia, è un utilizzo diverso del mezzo. E io sono contento da fotografo perché il mio mezzo stravince, è la lingua vincente del mondo. Capisci? Si usa più l'immagine della parola scritta. E questa per me, io la ritengo una vittoria, poi sarà un po'... È possibile anche che qualcuno di questi miliardi di persone che fanno le foto, a un certo punto si accende di fantasia, si accende di desiderio e di cercare, e però se cammina nella ricerca e nel lavoro, nella fatica. Allora Diego, secondo me la scritta, la grammatica del mezzo nuovo, e quella devi scriverla tu. Vediamo. Un'esperienza diretta, ho visto con i miei studenti, sì, facciamo parlare Gio, che i ragazzi
che fino a un certo punto fanno tutte fotografie buone, eccetera, eccetera. E tu gli dici, quando vedi uno che è buono, e dici, beh, tu non ti puoi fermare qui. Tu non ti puoi fermare qui, tu devi faticare, ammazzarti di lavoro per andare avanti. Perché se tu ti fermi qui, sei un cretino. E io ti boccio. Anche se sei meglio degli altri. E allora spesso questi ragazzi si mettono alla prova e vengono fuori con dei risultati straordinari. E dice, insomma, io non ho dormito la notte, ma lei mi ha fatto pensare, mi ha preoccupato, eccetera, eccetera. E tu ti devi preoccupare perché l'autore si preoccupa. Tu hai allievi di livello? Sì, io insegno all'ISIA, per cui ho allievi tutti gli anni e devo dire che sono molto contento. Le foto le hai messe anche su internet? Sì, esatto. E poi quelle che insegno io sono tecniche fotografiche, per cui... alla fine è basato sul ritratto, per cui illuminazione in studio e anche illuminazione naturale, e i ragazzi per il loro esame devono, diciamo, all'inizio corso scegliere un quadro da rinascimento a contemporaneo figurativo e devono trasformarsi loro per il loro esame in un quadro vivente come autoritratto nei minimi dettagli. Cioè, per cui vuol dire costumi, scenografia, fondale, trucco, tutto il resto. E devo dire che fanno un lavoro incredibile. Anzi, vi faccio vedere qualcosa dopo, che veramente è straordinario. E poi questo corso dura 48 ore, cioè non è un corso... Però loro... Esatto. Per cui lavorano in gruppo, ovviamente, perché è importante lavorare in gruppo. Ed è un successo perché imparano un sacco di cose in un breve periodo di tempo, cioè dalla prospettiva, all'illuminazione, al trucco, al costume, alla scenografia, cioè tutta una serie di cose via così. Questi sono i lavori di stratificazione che vi dicevo prima, che è un lavoro nuovo che sto facendo. Alcuni hanno un simbolico politico, altri sono... Questa è la prima che ho fatto, per esempio. Questo è un albero vicino a casa mia. Queste sono circa 50 fotografie, e dove viene un po' annullato la materia vera e propria e diventa un astratto. Vai avanti. E poi inizio a giocare in ambiente dove sono, perché nascono istantanei, no? Io spesso ho la macchina fotografica con me, per cui quando vedo una cosa, che questa è la Biennale di Venezia e questo è l'Arsenale, per esempio, per cui mi ispiro a un momento, le faccio a un momento e poi le stratifico dopo usando Photoshop, perché la mia macchina non fa doppia esposizione, per cui allora è il mio primo lavoro digitale, diciamo, questo, perché poi io la digitale la uso come se fosse un'analogica, per cui non è che tolgo e aggiungo via così, è sempre una fotografia diretta, stretta. I ritratti lunghi extension. Allora, vi spiego brevemente questa estensione che ormai conoscono tutti. Nascono in questo modo qui, nascono in orizzontale. Ero a Bruges in Belgio, c'era un carnevale nelle vie, nelle calle di Bruges. Bruges è la Venezia del Nord, come voi sapete, e allora mi viene in mente, cioè avevo un'ottica 43-86 in macchina sulla mia Nikon, e allora non potevo prendere tutto quello che volevo, mi è venuto in mente di fare doppia esposizione e fare una panoramica, per cui facevo uno scatto, portavo indietro un po' la pellicola, poi facevo un altro scatto, via via così. Quando ho visto il risultato ho detto, bah, non mica male, no? Per cui poi ho iniziato a sperimentare ancora, finché mi è venuta una frustrazione, per esempio il ritratto che ho fatto a Avedon nel 1990 mi ha portato a modificare la macchina fotografica, cioè per avere più controllo sugli spazi. Per cui ho modificato la macchina per eliminando gli spazi interfotogrammi, per cui non c'era più un spazio interfotogramma, un negativo si fondeva nell'altro. Me l'ha fatta il signor Benati, che era un grande riparatore tecnico di fotografia a Milano all'epoca. Vedete qui che... Questo è per la diana. Sì,
qui ci rimaneva spazio nero, poi non avevo nessun controllo, allora ho deciso che se modifico la macchina posso concentrarmi più sul soggetto. Infatti qui su questa terza foto Evidence rende conto che lo sto fotografando, e stavo chiacchierando con una persona lì, no? E allora ho modificato la macchina e poi ho iniziato a fare l'estensione, e subito dopo ho iniziato a fare i collage, perché poi un lavoro, quando uno entra in un lavoro, un'idea, poi altre idee ti vengono subito dopo, per cui quando ho fatto le prime estensioni ho detto, beh, adesso se faccio tante estensioni posso fare anche uno spazio, un'architettura, un ritratto, e così fu. Solo che all'epoca questo lavoro costava tantissimo, questo è l'inizio anni 90, cioè l'escansione, anzi il nostro presidente onorario mi ha fatto uno del Duomo di Milano, cioè come piacere, perché all'epoca alla Color Zenith una striscia costava 100.000 lire, solo per scannerizzarla. Poi andava tutto montato, poi dopo di ciò che è montato veniva esposta in una macchina dove esponeva una lastra 20-25 negativo pixel per pixel, andava sviluppata e poi aveva un negativo intero per poi passare alla stampa, per cui ognuno collage costava dai 1,5 milioni in su, dipendeva dalla sua grandezza, no? E allora la questione nasce così. Poi la cosa che mi piaceva di più di questo è che era un collage in tempo reale, appena era finito di scattare si poteva stampare. E anzi, i primi rulli che ho portato al laboratorio mi chiamavano e dicevano, guarda che la tua macchina è rotta. Che non c'era... Allora, mi spiace dover interrompere questa bellissima lezione, ma la Triennale ci butta fuori. Allora, prima cosa, accogliere Gio Pedisano nell'Afri. Solo due minuti. Prego. Ci tengo che vedete il lavoro del mio studente, che è solo due minuti. Sono alla lezione, ti richiamo. Vai. No. Backstage. Non ho segreti, backstage. Diciamo. No, scusa. Non c'è audio. C'è un voce? No, c'è solo musica. Allora, accogliere nell'AFIP
Joe Pedisano è perfino oltraggioso, ma comunque perché è uno dei fondatori e di quelli che l'hanno animata sempre. Però sono felice di dargli una tessera ad honorem per tutto quello che ha fatto per l'AFI, per tutto quello che ha fatto per la fotografia. Secondo me ha raggiunto una nitore, diciamo, una qualità e una pulizia di linguaggio straordinaria del quale credo sarete tutti ammirati insieme a me. Grazie. Allora, due comunicazioni di servizio. Una, che chiuderemo questo ciclo di lezioni con una straordinaria lezione del più grande storico della fotografia vivente, Italo Zanier, fra due settimane. Ah, è già lì. Vi invito a esserci perché, insomma, Italo è una persona straordinaria che ha disegnato, visto, letto la storia della fotografia italiana nel profondo e credo che sia un'occasione veramente unica e straordinaria di ascoltare un maestro sotto molti punti di vista. Secondo annuncio importante, per fare onore alla nostra sigla che è adesso AFIP International, da ottobre cominceremo ad alternare lezioni di grandi maestri italiani come oggi con lezioni di grandissimi maestri stranieri. Quindi ci apriamo finalmente all'Europa e al mondo, invitando, spero, come vedrete dalla comunicazione, tutti veramente i più grandi fotografi del mondo. AFIP si dà questo futuro, come dire, difficile ma glorioso, e spero che tutti voi parteciperete a questo ulteriore step delle lezioni magistrali verso il mondo. Grazie. Vi do un'informazione di servizio anche. Diego sta per uscire con un nuovo libro sulla storia della fotografia, che sarà molto interessante, è la sua storia. È una storia della fotografia che si chiama Storia essenziale della fotografia, ma è 550 pagine. È quella che io considero l'essenzialità, però soprattutto è una storia della fotografia, soprattutto la fotografia vista nel suo rapporto con l'arte visiva, e dunque è una fotografia dove troverete anche dei quadri, quelli che insomma, quella dei miei studenti di Urbino uscirà fra un mese con l'editore che è un pazzo che spende un sacco di soldi per pubblicare questa postcard. Claudio Corrivetti ha creduto in questa opera e insomma mi fa piacere. Noi la leggeremo tutti. Grazie. Grazie. Grazie naturalmente anche a Diego Mamorio per questo bellissimo intervento.